Ciao, per far comprendere la radicalità del problema e dell'impossibilità del divenire nichilistico, ripropongo l'esempio della realtà che ipotizziamo provenga dal nulla. Immaginiamo che la realtà, e con tale termine si intende la totalità di tutto ciò che esiste, si sia creata dal nulla, cioè che prima di essere presente non ci fosse. Ora, qualcuno potrebbe pensare che se la realtà fosse tutto ciò che esiste, anche se avesse avuto un inizio, prima del suo inizio non ci sarebbe stato niente, quindi neanche un prima in effetti, ma se non ci fosse stato un prima, la realtà sarebbe semplicemente eterna. Se si ritiene che la realtà abbia avuto un inizio, è rispetto a qualcosa che la precede, a una condizione della sua assenza, perché senza tale condizione non si potrebbe neanche porre l'incominciare della realtà. Quello che voglio far notare è che pensare che la realtà si sia prodotta dal nulla è impossibile. Cioè, non è impossibile pensarlo, volevo dire, è impossibile che la realtà si sia prodotta dal nulla. Ora, possiamo immaginare inizialmente la realtà come una sorta di aggregato densissimo di energia, tutto compatto in un unico punto, da dove poi sarebbe provenuto il Big Bang. Ma questo contenuto densissimo non può essere stato prodotto dal nulla, perché se no il nulla sarebbe qualcosa di essente, di attivo e causerebbe le cose, e quindi non sarebbe nulla. Quando si parla di nulla in questo discorso ci si riferisce al nulla assoluto, che è impossibile, non può esistere. E la realtà certamente non può essersi creata dal nulla o da sola. Venir fuori dal nulla è impossibile perché il nulla non esiste e né tantomeno può fare qualcosa, quindi la realtà non può provenire dal nulla. Né tantomeno la realtà può essersi autocreata perché per autocrearsi sarebbe dovuta esistere prima di potersi produrre. Quindi la concezione della creazione dal nulla è totalmente improponibile, è inconcepibile, è impossibile. Se questo è quello che voglio far notare, se si accetta questo e si riconosce la totale assurdità, impossibilità logica, ontologica, metafisica, che dal nulla assoluto possa emergere qualcosa, proprio perché il nulla non c'è, non contiene niente, quindi non ci sarebbe nessuna giustificazione del provenire di qualcosa, dell'autocrearsi o dell'apparire dal nulla della realtà. Quello, lo ripeto, che voglio qui sottolineare è che se si accetta questo per la realtà nella sua totalità, bisogna accettarlo anche per ogni sua singola parte. Per ogni sua singola parte, lo ripeto, per ogni sua singola parte. Infatti, perché? Qual è il motivo per il quale si ritiene che la realtà non possa essersi creata dal nulla? Perché si ritiene che la realtà, in quanto essente, non può essere qualcosa che proviene dal nulla. Perché si ritiene che la realtà sia un positivo, ma è positivo perché è un insieme di positivi. La realtà, qualunque cosa sia, in qualunque modo la si intenda, è innanzitutto un insieme di enti positivi, di determinazioni, di caratteristiche, di aggregati, di qualcosa. E non è da intendere dal punto di vista necessariamente materialista, fisicalista, questa asserzione. Per cui, se si ritiene che la realtà, in quanto insieme di positivi, non possa essersi creata dal nulla, si deve ritenere lo stesso per i suoi elementi costitutivi, che sono gli enti, che sono le determinazioni. Per
Ora, gli enti e sicuramente le determinazioni sarebbero oggetto dell'impossibile divenire nichilistico nella concezione nichilistica della realtà e del divenire. E quindi pensare che la realtà in qualche modo salvi dal nichilismo, perché si ritiene che tanto ci sia l'essere nel quale le determinazioni verrebbero assorbite e dal quale le determinazioni proverrebbero, è un errore, perché nell'essere non ci sarebbero le determinazioni. Questo essere, infatti, di cui si parla, sarebbe una sorta di sostanza semplice, pura, trascendente, indeterminata, che dentro di sé conterrebbe tutte le cose, tutte le determinazioni come in un calderone. Il problema è che dentro l'essere le determinazioni sarebbero totalmente indistinte, non ci sarebbero in quanto tali. Cioè nell'essere puramente indeterminato non ci sarebbe al suo interno il rosso, il verde, la forma della legna, le caratteristiche, tutti i particolari concreti che compongono il mondo della nostra esperienza. E quindi quelle determinazioni proverrebbero dal nulla in realtà, perché nella loro forma concreta, che è quella che appare e si manifesta nella nostra esperienza, esse non ci sarebbero. E non ci sarebbe neanche il loro manifestarsi, che è un ulteriore essente. Anche l'apparire, anche il manifestarsi è un essente, in quanto è qualcosa e non un nulla. Severino rileva che tutto quello che appare a livello coscienziale e sensibile è qualcosa. I significati sono qualcosa, le relazioni tra le cose sono qualcosa, gli enti sono ovviamente qualcosa, le loro determinazioni sono qualcosa. E quindi tutto ciò che è un positivo, che non è un puro nulla, è un essente. Quindi la realtà, intesa genericamente, in modo astratto, o l'essere in modo trascendente, non giustificano in alcun modo la produzione delle determinazioni e il loro annullamento. La produzione sarebbe dal nulla, pure se ci fosse un Dio. Anche se ci fosse un Dio che avesse dentro di sé tutta la realtà come pensiero e idea, l'aspetto sensibile concreto sarebbe un prodotto, perché se ci fosse già, nell'ipotesi di un Dio, nella sua mente, prima di manifestare il mondo, allora il mondo non sarebbe solo nella sua mente, sarebbe già originariamente manifesto. E quindi Dio non manifesterebbe nulla, non creerebbe nulla, sarebbe già tutto eternamente manifestato e prodotto. E allora questo è il problema di fondo. Anche ritenere che la realtà esista tutta nella mente di Dio, nel passato, presente e futuro, e però non permette di evitare il nichilismo per quanto riguarda la produzione della forma sensibile del mondo. A meno che non si voglia sostenere, come faceva già Berkeley, che il mondo sia solo un insieme di percezioni, che lui non chiamava percezioni per una serie di motivi, le chiamava idee sensibili per dire appunto che sono percezioni mentali ma materiali in qualche modo, cioè il mondo è un insieme di percezioni reali, materiali, non astratte e né create dal soggetto, ma prodotte da una fonte oggettiva che le regola in modo oggettivo, manifestando un mondo naturale, oggettivo e rigoroso, che segue la regolarità dei fenomeni. Quindi questo era il Dio di Berkeley. Non un idealismo soggettivo, ma un idealismo realista, quindi potremmo dire che sfocia proprio nel realismo, in quanto vi sarebbe una realtà esterna dai soggetti che è la mente divina. Ma in tal caso non si può parlare di creazione in alcun modo. Il mondo sarebbe eternamente già esistente nella mente di Dio e apparirebbe in sequenza, potremmo dire, in una sequenza ordinata dalla mente divina, nelle menti finite. E c'è una grande analogia in questo con quel che dice Severino. E nel divenire nichilistico, invece, quando si crede che la realtà sia tutto quel che è, la realtà intesa materialisticamente o non so come, ma non ci sia un Dio, eccetera, o una mente, una coscienza infinita,
Per esempio, Severino non parla di Dio, ma di una coscienza infinita. Beh, allora questa realtà sarebbe tutto ciò che esiste e per cui la coscienza, non essendo ritenuta la base della realtà, la coscienza umana, ad esempio, allora sarebbe un prodotto del nulla, perché dalla materia non proverrebbe, in quanto la materia non la conterrebbe. Quindi la materia, combinandosi insieme, creerebbe qualcosa che prima non c'era. E in tal senso la produrrebbe dal nulla. Quando si dice che nel divenire nichilistico le cose si producono dal nulla, non si intende negare che ci siano dei sostrati materiali presunti di una presunta ipotetica realtà fisica. Si intende far notare che se anche ci fosse tutto ciò, il risultato delle attività della materia sarebbero qualcosa che eccede le interazioni stesse della materia, producendo qualcosa in più che prima non esisteva in alcun altro modo, anche perché la coscienza è quel che è e non è altro da sé. La coscienza è il manifestarsi e l'apparire del mondo, l'esserne consapevole, essere consapevole di tutto quello che si può esperire e quindi anche dell'autocoscienza stessa. Ma questa è la forma della coscienza, questa è la coscienza. Ritenere che la coscienza in quanto tale esista o possa essere esistita in una forma latente dentro la materia, senza che appunto fosse cosciente all'interno della materia primordiale o dei meccanismi della materia prima che formassero i cervelli e le forme di vita, beh, significa non riconoscere l'identità della coscienza, che è questo. Un flusso di elettroni privi di questa struttura, cioè del manifestarsi, dell'essere coscienti, non è coscienza. La parola coscienza denota intendito innanzitutto l'essere coscienti. Se si ritiene che la materia non abbia coscienza di base, ma che sia solo qualcosa di mosso meccanicamente da forze, appunto prive di qualunque logos, coscienza, eccetera, l'aspetto della coscienza sarebbe un qualcosa di prodotto dal nulla, pur se ritenuto essere prodotto da processi di natura bioelettrica e biochimica, perché l'aspetto dell'essere coscienti sarebbe un qualcosa di non contenuto già nei processi elementari. Mentre, come ad esempio spiega Marco Biagini, i processi elementari della materia sarebbero già tutti presenti anche nelle strutture più complesse, nelle dinamiche più complesse a livello fisico, nelle interazioni più articolate, la coscienza no, perché la coscienza non è riducibile, come invece accade per tutte le altre proprietà dal punto di vista fisico, chimico e biologico. La coscienza non è riducibile a movimenti e successioni di processi elementari tra particelle subatomiche, invece tutti gli altri processi sì, perché se noi prendessimo qualunque proprietà fisica, chimica o biologica, e la scomponessimo nelle sue componenti elementari, la potremmo ridurre totalmente a tutte le interazioni elementari che avverrebbero a livello subatomico. Perché quello sono, dal punto di vista fisicalista, tutte le dinamiche e le interazioni fisiche, meccaniche, materiali. La coscienza non è solo quello, la coscienza è innanzitutto l'essere coscienti. E questo aspetto primario, ineludibile, essenziale della coscienza, secondo il materialismo ontologico e secondo le varie forme di realismo, non ci sarebbe. E quindi sarebbe creato dal nulla questo aspetto. Così come il colore della legna, quando poi arde, svanirebbe nel nulla quel colore. Anche il colore della cenere proverrebbe dal nulla, perché non è che si possa dire che quel nero esistesse in altra forma nel marrone della legna. No, perché nel marrone della legna appare il marrone della legna, non appare il nero. Dove sarebbe il nero? A prescindere da cosa siano i colori, da quale metafisica e ontologia noi adottiamo per interpretare il mondo, cosa sia la luce, i colori. Il mio discorso è qui è
metaontologico, come potrei dire, nel senso che sta al di là di tutte le varie ontologie e metafisiche di riferimento. Cioè, sia se pensiamo che il mondo sia un fascio di percezioni alla Berkeley, sia se pensiamo come Severino che, similmente a Berkeley, il mondo sia un insieme di fotogrammi, potremmo dire, eterni, sensibili e coscienziali, che simulano e rappresentano un mondo fisico, diveniente, nichilista, ma non lo è. Sia se pensiamo che il mondo sia un insieme di cose fisiche in un universo esterno dalla coscienza, eccetera, quel che ho detto è valido. Cioè, il colore della cenere, qualunque cosa sia, è un qualcosa e non un nulla. E quel qualcosa che è non esisterebbe da nessuna parte della realtà, né nella mente, né nel cervello, né nell'universo, prima di manifestarsi. Nel divenire nichilistico, nell'ipotesi nichilista, e quindi proverebbe dal nulla, così come il marrone della legna si annienterebbe, quindi finirebbe nel nulla. Allora, come dicevo all'inizio del video, se si accetta l'impossibilità che dal nulla assoluto una cosa possa provenire, la realtà, si deve accettare allora che tutte le parti della realtà siano impossibilitate a venire fuori dal nulla. Perché mai si dovrebbe ritenere che la realtà, solo in quanto insieme di vari positivi, non possa provenire dal nulla, e poi però si ritiene che una singola determinazione, chi se ne frega, può provenire dal nulla. L'importante è che la realtà come insieme rimanga e non sia prodotta dal nulla. No, perché se si riconosce l'impossibilità della realtà come proveniente dal nulla, si deve riconoscere che questo valga per tutti i suoi elementi, perché è proprio in virtù della positività di tutti i suoi elementi che si ritiene implicitamente che sia impossibile che la realtà come insieme sia provenuta dal nulla. Per questo è necessario che tutto sia eterno. Neanche un Dio, ritenuto esterno da noi, può evitare le contraddizioni del divenire per i motivi che ho spiegato prima. Solo l'idealismo di Berkeley si avvicina a evitare qualunque contraddizione, ma solo la struttura delle tesi di Severino arriva al compimento di questa indagine e ricerca filosofica.